Dicci in cosa credi. Il sito del primo lavoro letterario dell'ex ministro Giorgia Meloni lo chiede ai suoi utenti, potenzialmente giovani. Perché lei, politicamente, tra i giovani è di casa, visto il suo ultimo incarico come ministro della gioventù. E sempre lei, questa domanda l'ha già posta ad alcuni giovani italiani, raccogliendo risposte e testimonianze in un libro. Noi crediamo, Viaggio nella meglio gioventù d'Italia. Presentato alle officine Cantelmo di Lecce, alla presenza del sindaco Paolo Perrone, della professoressa Maurizia Pierri, docente dell'Università del Salento, e di Alessandro Delli Noci, presidente delle officine Cantelmo. Il libro vuole portare le nuove generazioni a credere nelle nuove possibilità, senza interrompere i propri sogni. 12 storie, tra cui spicca quella di Goffredo Mameli, ma anche quella di Federica Pellegrini e di altri giovani ribelli che hanno inseguito il loro unico obiettivo. I giovani di oggi sono sicuramente una realtà molto più complessa di quella che a noi piace raccontare, perché noi raccontiamo solamente tutto quello che non funziona, raccontiamo solo la degenerazione, invece i giovani di oggi sono soprattutto una generazione di ragazzi che si confronta con una realtà difficilissima e che nonostante questo costruisce delle cose straordinarie. Io ne ho raccontati alcuni in Noi Crediamo, sono quasi tutti contemporanei, a parte la storia di un ragazzo che si chiama Goffredo Mameli. Perché mi piaceva l'idea di ricostruire anche 150 anni di protagonismo dei più giovani tra noi, cioè se l'Italia è stata fatta da giovanissimi 150 anni fa, oggi sono i giovani che possono fare la differenza. Quindi ci sono delle prospettive per i giovani oggi, soprattutto per quelli del sud? Ma guardi, certo, le prospettive ci sono sempre. Quando noi smettiamo di dire che ci sono delle prospettive, in realtà non facciamo bene alla nostra terra. Certo, la situazione è una situazione difficile, che però si sta affrontando, che si era già affrontata, devo dire, sinceramente col governo Berlusconi, con una serie di provvedimenti che hanno consentito, per esempio, per la prima volta nella storia d'Italia, di dare una garanzia anche a una serie di lavoratori atipici in termini di ammortizzazione sociale, che ha aperto alcuni strumenti come il fondo per garantire il mutuo delle giovani coppie e dei precari, però bisogna riformare il sistema, questo sicuramente. La riforma delle pensioni è un primo passo da questo punto di vista. E la riforma del mercato del lavoro sarà assolutamente fondamentale, però bisogna aggredire, cioè non bisogna semplicemente fare un maquillage, no, noi dobbiamo prendere e cambiare radicalmente questo sistema.